Allora, questa equazione in termini più quantitativi è l'espressione, diciamo, locale del teorema di Gauss. Teorema di Gauss, allora, noi qui ne incontriamo due, uno è quello matematico, l'altro è la sua applicazione all'elettromagnetismo, all'elettrostatica per la precisione. Quello che viene studiato nelle scuole superiori quando si dice teorema di Gauss è appunto l'applicazione all'elettromagnetismo. E in matematica il teorema di Gauss-Ostrogradsky è quello che mi dice che l'integrale di volume della divergenza è uguale, scusate, in dv, è uguale al flusso, allora questo è un volume. Questa è la superficie, sono connesse queste due cose, cioè questa è la superficie di questo volume, del campo fuori da questa superficie, quindi abbiamo questo volume, abbiamo il flusso di E, questa è S, dentro abbiamo il volume V, questo è il flusso uscente. Il teorema di Gauss-Ostrogradsky mi dice che questo flusso è uguale alla divergenza, all'integrale di volume qui dentro, quindi qui dentro, di questo operatore, la divergenza. Quindi se io qui faccio l'integrale di volume di questa roba, l'integrale di volume della divergenza di E, quello che deve essere uguale a questo è uguale all'integrale di volume, l'integrale di volume del primo membro è uguale all'integrale di volume del secondo membro, quindi dirò su epsilon 0 dv. Ora questa è una funzione. A volte è una costante, ma in generale è una funzione. Questa invece è sempre una costante, è un numero. Quindi la portiamo fuori dall'integrale. Quindi abbiamo 1 su epsilon con 0, l'integrale di volume, di rho in dv. Qual è la definizione di densità? È quella funzione che quando la integri su tutto un volume ti dà il contenuto totale di quel volume. Contenuto di che? Qui parliamo di densità di carica, quindi questa è la carica totale contenuta nel volume V. Quindi morale, questo flusso, che è uguale all'integrale della divergenza, è anche uguale all'integrale di questa roba, e l'integrale di questa roba è 1 su epsilon con 0 per la carica totale contenuta in questo volume. La carica totale contenuta dentro questo volume qui. Questo è noto come il teorema di Gauss per l'elettrostatica. E che mi dice appunto che la carica totale è sta roba qui. Cioè, scusate, che se conosco qua dentro, so che ci sono 10 coulomb, allora il flusso di campo elettrico sarà uguale a 10 coulomb diviso questa costante epsilon con 0. E poi uno dice che mi importa del flusso di campo elettrico? Beh, poi vediamo che ci fanno un po' di cose. Allora, che ci si fa in particolare? Di solito questo teorema, quando lo fate alle scuole superiori, viene dedotto a partire dalla legge di Coulomb. La legge di Coulomb mi dice che la forza che una carica 1 esercita su una carica 2 è uguale a 1 su 4 Y epsilon con 0 per il prodotto delle due cariche Q1 per Q2 diviso la distanza al quadrato per il versore che porta da una all'altra, quindi se qui c'è Q2, ricordiamo la forza che da Q1 agisce su Q2 e qui c'è Q1, questo è il vettore R, è il vettore R, è il vettore che va da Q1 a Q2, questo sarà il versore R, cioè lo stesso vettore ma con lunghezza 1. Questa invece è la lunghezza vera che chiamo R e che metto al quadrato qua sotto. Ora, la definizione di campo elettrico è che noi la forza che agisce su Q2, non dico ad opera di chi, però la forza agente su Q2, la scriviamo come Q2 per il campo elettrico, che chiaramente sarà quello prodotto da Q1, quella che non ho scritto qui.
e lo chiamo E di Q1, cioè il campo elettrico prodotto da Q1. Questa è la definizione di campo elettrico. Tu la forza che agisce su una carica la scrivi come il valore di quella carica moltiplicata per il campo elettrico prodotto da tutte le altre, in questo caso una sola. Quindi qui la legge di Coulomb la possiamo scrivere anche come campo elettrico, basta togliere da qui Q2, la leviamo, via, e questa non è più la forza a questo punto, ma diventa il campo elettrico. Quindi il campo elettrico ovviamente prodotto da Q1 nel punto R, dove ovviamente noi ci mettiamo l'origine qui dove sta Q1, e poi in un punto R qualsiasi, che ci sia Q2 o no, andiamo a misurare il campo elettrico. In realtà bisognerà metterci una carica per misurare la forza, e da lì si deduce il campo elettrico. Comunque è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon con 0 per questa carica Q1 diviso il quadrato della distanza per il versore che porta fino alla posizione R che ci interessa, che punta nella direzione R che ci interessa. Quindi il quadrato della distanza è questo. A questa si arriva partendo dal teorema di Gauss, così come si può fare il percorso contrario, sono perfettamente equivalenti queste due relazioni. Perché se io prendo una carica, suppongo che tutta la mia carica sia concentrata, ho una densità, la mia densità di R, quindi ho nell'origine la carica che emette tutto, questo è il nostro sistema di riferimento, e non nell'origine andiamo a mettere questa nostra carica Q, quella che ho chiamato Q1 alla pagina precedente, adesso la chiamo senza l'1, semplicemente Q. Abbiamo una densità di rho di R che la posso scrivere, come ho detto in una dispensa precedente, in una lezione precedente, la posso scrivere come Q per la funzione delta di R, sarebbe R meno 0, meno l'origine, per essere precisi. Di solito in questo caso si scrive R e basta. Se non vi piace la funzione delta, possiamo immaginare che questa carica che chiamiamo puntiforme non sia veramente puntiforme, però che sia sferica sì, questo ci fa comodo, quindi è concentrata in una sfera, scusate se non l'ho ben baricentrato con gli assi, è una sfera qui baricentrata nell'origine, x, y, z, quindi dentro questa sfera, allora a questo punto la densità sarà uguale a una, praticamente la densità, la scrivo qui, la densità è uguale, diciamo che R è il raggio della sfera, piccolino, allora la densità sarà uguale a praticamente la carica che ci interessa diviso il volume della sfera, quindi diviso 4 pi greco terzi raggio alla terza, adesso non lo voglio stare a scrivere per esteso, oppure 0 fuori, questa è la nostra densità. Allora, che mi dice il teorema di Gauss? Che se io prendo una sfera intorno a questa carica, centrata su questa carica, allora come deve essere fatto su questa sfera il campo elettrico? Abbiamo delle regole di simmetria. Simmetria che significa? Significa per esempio che se qui è 10 metri dalla sfera e anche qui è 10 metri dalla sfera, la nostra bella carica, diciamo che io non so, se qui il campo è fatto così, qui mi aspetto che la lunghezza della freccia sia la stessa, non che qui sia fatto così, perché non si capisce perché in questa direzione la carica dovrebbe fare un gran campo elettrico, in questa piccolo. Poi se la carica sta messa così, io mi aspetto che il campo elettrico sia diretto così oppure così, ecco, non mi aspetto che sia diretto per dire così. Adesso possiamo fare tutti dei ragionamenti che dimostrano questa cosa, però il buon senso mi dice che presumere che il campo elettrico sia diretto in un punto della sfera, questo è il raggio, sia diretto così oppure così, non è tanto campata in aria. Inoltre, se prendo un altro punto sulla stessa sfera, se qui il campo elettrico vale 3, mi aspetto che anche qui valga 3, ecco, sia diretto nella stessa direzione. Per una questione di simmetria, questa è sferica, quindi non c'è ragione che produca qui effetti diversi da qui. Allora, quindi una volta che ho questa bella sfera, da qui ho la mia carica sferica, intorno ho preso un'altra sfera, il teorema di Gauss mi dice che il flusso che esce da questa sfera qui, una sfera che ha raggio R, sarebbe il modulo del vettore R,
il flusso sarà uguale alla carica totale che ci ho messo dentro, scusate, l'ho scritta con un Q minuscolo, diviso epsilon con 0. D'altra parte, questo flusso, se veramente io penso che il campo elettrico sia fatto così, ossia sempre ortogonale alla sfera e uguale dappertutto in ogni punto della sfera, questo flusso me lo posso anche scrivere semplicemente come E per la superficie della sfera, cioè il modulo di E per la superficie della sfera. Quindi praticamente questo flusso è uguale a 4 pi greco r quadro. Ricordate che abbiamo detto, questa va ricordata, l'area di una sfera, 4 pi greco r quadro, per il valore del campo E. E questa roba qui deve essere uguale alla carica che c'è qui in mezzo, la carica totale contenuta su questa sferetta diviso epsilon con 0. Quindi ne deriva che il campo E, almeno come modulo, è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0, la carica diviso il raggio al quadrato. Domanda da esame: da dove viene questo 4 pi greco? Dallo stesso posto a cui viene questo R quadro, tutti e due messi assieme vengono dalla superficie della sfera. Quando vado a calcolare il flusso. Altra domanda esame: da dove viene questo epsilon con 0? Perché epsilon con 0 è già nel teorema di Gauss, quindi mi tocca. E da dove viene questo Q? Perché anche Q è nel teorema di Gauss al numeratore, mentre epsilon 0 al denominatore, quindi me ne ritrovo tutte e due alla fine dei passaggi. Quindi, diciamo, questa è la legge di Coulomb, una serie di considerazioni di simmetria, adesso sulla quale adesso non mi voglio stare a dilungare, una volta o l'altra dedicherò una lezione alla simmetria, ma non ci voglio stare a perdere tempo adesso, suggeriscono che il campo sia messo in questa maniera, ossia che sia diretto praticamente, che E sia parallelo al versore R che va dalla carica al punto che mi interessa. Quindi vuol dire che praticamente, almeno a livello di modulo, questa relazione qui è l'applicazione del teorema di Gauss, se io assumo che il mio è l'applicazione del teorema di Gauss, cioè, scusate, questa è la legge di Coulomb, ma la posso derivare da questo, che è il teorema di Gauss, così come l'ha scritto Maxwell, diciamo, si chiama, è una delle equazioni di Maxwell, perché Maxwell prende una serie di teoremi e principi di elettricità e magnetismo noti all'epoca e li raccoglie sotto l'insieme di quelle quattro equazioni che vi ho fatto vedere. Questa è una delle più importanti, ovviamente, perché è il fondamento dell'elettromagnetismo. Scusate, il fondamento del campo, dell'origine, diciamo, del campo elettrostatico. Cioè, ci dice che il campo elettrostatico nasce e muore sulle cariche elettriche, quello elettrostatico. Poi c'è anche un'altra origine legata ai campi magnetici, la vedremo più avanti. Ma l'origine, diciamo, se volete, più comune dei campi elettrici è che se io qui ho delle cariche positive, da qui escono linee di campo elettrico. Se qui ho delle cariche negative, qualcuna di queste linee va a finire qua dentro. Poi ne arriveranno altre da altre parti. Questa è la direzione.